Radio Free Station. www.radiofreestation.com. Radio Free Station, la radio web online con te, online con te. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us. Degli italiani nel mondo. E buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. È con immenso piacere che oggi abbiamo una graditissima ospite, però prima di presentare lei voglio presentare Luigi. Luigi, tu ci sei? Ciao, buon pomeriggio a tutti i nostri amici radioascoltatori di Radio Free Station. Stiamo parlando di una bravissima e grande cantautrice e attrice italiana, la bella, devo dire, aggiungo io, bella, Donatella Rettore. Donatella, lei c'è? Ci sono, ma non aggiungo il bella. A me piace, e il bello lei sa che è oggettivo. Ma sei molto gentile, io non ti vedo, per cui non posso dire altrettanto di te, ma sicuramente sei bellissima. Io dico sempre che pur essendo donna a me piace moltissimo ammirare il bello sia negli uomini che nelle donne, devo essere sempre obiettiva. Lei è sempre una donna che mi è piaciuta. Gli animali, tutto. Tutto, anche gli animali logicamente, anzi quelli forse sono prima ancora rispetto agli uomini, perché io li adoro e quindi sono qualcosa che fanno parte sempre della nostra famiglia. Allora, io vorrei parlare un pochettino di lei che è figlia di una nobildonna e attrice goldoniana. Che cosa le ha lasciato sua mamma come sia a livello di carattere che amore per questa bellissima passione che fortunatamente lei ha? Mia madre era una donna molto, molto seria, molto impegnata, e comunque faceva della prosa una cosa molto, molto più, molto più complicata del lavoro che faccio io. Mi sono sempre in un ambito più leggero, più, pur avendo scelto un rock informativo, più che fare della musica è sempre più divertente, meno impegnativo di quello di fare l'attore, che praticamente non ha casa, non ha tutte le sere la sua stanza da letto, è sempre in movimento, difficilmente ha una famiglia, o se ha una famiglia se la trova all'interno della compagnia stessa. È diciamo che la vita dell'attore di prosa è una vita di sacrificio. Anche quello del cantautore è una vita di sacrificio, però io la faccio perché non saprei fare altro che cantare e scrivere le mie canzoni. E di norma le sue canzoni dove nascono? Nascono in un ambiente chiuso, possono nascere anche per strada? Dovunque, ma sempre da qualcosa che mi colpisce, che in qualche modo mi ispira, perché io scrivo sempre per ispirazione. Lei ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, oggi come oggi? Oggi non direi. Oggi tornerebbe? Non lo so, ora come ora no. Perché come è fatto adesso il Festival di Sanremo è molto lungo e meno rappresentativo, diciamo, di 20 anni fa. Insomma, io ero per il festival deve essere più corto e gli ospiti devono essere ospiti internazionali, perché il festival deve dare la possibilità a chi vi partecipa come concorrente di farsi conoscere all'estero, e se non ci sono personaggi stranieri come ospiti è un po' dura che proprio la trasmissione stessa sia venduta ad altre televisioni se non la nostra, o sia vista magari in Albania, magari in Grecia, ma
sicuramente vista dagli italiani all'estero, ma non vista dagli americani, gli inglesi, i francesi, gli spagnoli, perché quando veniva Barry White, una donna, il Spandau Ballet, cioè, sono venuti i Duran Duran all'epoca dei grandi successi, allora era vista in tutto il mondo. In questo momento il Festival di Sanremo è una cosa un po' provinciale, non ha questo respiro universale, mondiale che aveva prima, internazionale che aveva prima. Certamente. Senta, fra tutte le canzoni che lei ha cantato, ce n'è qualcuna, diciamo, che se la sente proprio, a parte che tutte le canzoni sicuramente se le sente su misura, ma quale? Dipende sempre dal momento, perché ci possono essere canzoni che adesso non mi appartengono, per esempio il Cobra la sento lontanissima da me in questo momento, e invece Lo Splendente è una canzone che si può cantare, ricantare in diversi modi, infatti è molto coverizzata, come lo è altrettanto La Mette, Donatella. Certamente. Lei ha parlato di La Mette. La Mette è una canzone che comunque ancora oggi noi l'ascoltiamo, perché fa parte insieme ad altre sue canzoni. Sì, la mette poi viene spesso usata nei film dei registi, non so, tipo Notte prima degli esami, Piaccioni ha usato Donatella, anche sul romanzo Criminale c'era La Mette, su Tutti i tasti per amore c'era La Mette, per cui che soddisfazione comunque le è andato sentire queste canzoni come colonne sonore comunque di un film? Moltissimo, perché poi dipende anche dalla creatività dei registi, e devo dire che hanno colto il mio momento ironico, il mio momento buffo, diciamo, comico. Senta, vogliamo ascoltare La Mette insieme a lei, ha voglia? Sì, ma se avete La Mette Catana, avete la nuova versione con Tini Lemon? Vediamo se è quella, male che va, la cerchiamo immediatamente, perché il nostro Luigi è sempre attivo, quindi sicuramente ce la prenderà, e andiamo a vedere se è quella nuova. Che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Ma che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto. Allora, mentre il nostro Luigi ci sta trovando la canzone, quella diciamo ultima che è stata appunto incisa dalla nostra Vettore, io vorrei continuare a parlare un pochettino di lei. Lei in pratica ha fatto tanto per la nostra musica, ci sono canzoni che sono state tradotte anche in diverse lingue, soprattutto sono state
nella diciamo in cima alla hit parade delle canzoni italiane. Soprattutto ce ne sono alcune che fanno parte proprio della storia della musica italiana, perché sono canzoni che comunque si continuano a sentire ancora oggi. E, di tutte le esperienze comunque che lei ha fatto, ha cantato anche con qualche cantante, c'è qualche sogno che le è rimasto nel cassetto? Anche se abbiamo ancora una vita. Dopo aver lavorato per Elton John per 3 anni, devo dire che mi sento molto, molto gratificata, molto appagata, perché non si finisce mai di imparare. E, però adesso avrei voglia di fare una collaborazione con direi l'autore più ispirato del momento, che è Chris Martin dei Coldplay. Ah. E c'è già qualcosa, diciamo, in pentola, oppure dobbiamo ancora cucinare? Dobbiamo ancora incontrarci. Cioè, la prima cosa è quella di conoscersi come persone, dopodiché dire se la cosa funziona, e poi dopo viene la collaborazione artistica. Certamente, noi non vediamo veramente l'ora di poter ascoltare appunto questa collaborazione, che sicuramente mi auguro nel breve per noi ascoltatori, logicamente. Anch'io mi auguro nel breve, infatti ho avuto la possibilità di incontrarlo, però poi dopo, come tutte le cose meravigliose, non siamo riusciti nell'intento. Noi speriamo, guardi, veramente che nella fine della primavera questo bellissimo duetto, comunque collaborazione, possa sicuramente avvenire. Intanto mi è arrivata appunto La Mette, cantata appunto da lei e da Lemon e Katana. L'andiamo ad ascoltare immediatamente. Ok. Che mi taglio le vene. Che ti scoppio le vene. Se mami taglia mi l'anima a fette con la katana, tu
lametta che... Dammi una lametta che mi sgarro le vene. Qui in diretta con la nostra... Tirare, ma non ho capito una parola di quello che dicevate. Posso dire una cosa, Mirtilla? Sì, vai. Attimo. Allora, intanto complimenti per questa splendida canzone, perché ricordiamo che il brano originale ormai ha quasi 33 anni, quindi sembra ieri, ma sono passati l'esattezza di 33 anni quando lo cantasti al Festival Bar. Quindi complimenti, perché quest'altro pezzo rivisitato è molto più fresco e giovanile. Quindi complimenti veramente da un artista come te, sempre pronta a far uscire sempre dei pezzi rinnovati. Veramente è un grande pezzo, veramente, complimenti. Poi un'altra cosa, nell'81 tu al Festival Bar, quindi un anno prima, cantasti e lo vincesti il Festival Bar con la canzone Donatella. Ricordiamo che questa canzone fu uno dei pochi esempi di ska italiano, cioè praticamente un genere musicale originario della Giamaica. Ce ne vuoi parlare un po' di come venne in mente di cantare questo tipo di musica? Grazie. In Giamaica fanno il reggae time, infatti Bob Marley, eccetera. Dicevo, ska è una cosa molto europea, anzi addirittura britannica. I Madness, i Divo, Batman, cioè, è una cosa assolutamente, lo ska è una cosa diversa, europeissima, è un grande divertimento europeo, almeno per una volta non c'è niente a che fare con le cose, con la musica nera che praticamente ci scavalca sempre. Ho capito. Senta, la vogliamo ascoltare anche questa, Donatella? Sì, ok. Anche perché è un po' particolare rispetto alle altre canzoni. Andiamo. Scoppiata!
animali, forse sui coccodrilli Mirzilla ha un po' paura. Cioè io li amo tutti, però logicamente i coccodrilli io non mi fanno assolutamente paura. Poi se ci sono certi coccodrilli che si possono prendere anche in braccio, però ci sono certi uomini che sono peggio, delle cose molto brutte. Nessun animale ti aggredisce mai se non è aggredito, nemmeno il serpente. Il serpente si rivolta se tu magari incautamente lo pesti oppure cerchi di catturarlo. O probabilmente anche quando gli dimostri paura all'animale tu stesso, no? Magari lo agiti, perché comunque vede la tua paura e pensa che magari gli vuoi fare, voglia fare qualcosa. Gli animali, anche se sentono che hai paura, cercano di evitarti. Sì, infatti. Cercano di evitarti, è quello di andargli addosso senza motivo, non saper riprendere, buttarsi. Anche lo squalo se tu non ti agiti dentro l'acqua non si accorgerà mai di te. Sì, no, io intendevo per dire, se tu per esempio accarezzi un coccodrillo, mettiamolo, poi tutto un tratto perché lo vedi che apre la bocca e ti spaventi, mettendo un grido lo spaventi anche tu lui, quindi ecco perché poi succedono anche alcune cose, perché il tuo spavento lo rende nervoso poi. E comunque il coccodrillo non ha messo mai un uovo per fargli un portafoglio, oppure giusto. Sicuramente no, infatti su quel discorso lì, guarda, non condivido, infatti sono un animalista anch'io, cioè quando sento alcune cose tipo quello che si è comprato, cioè quella che va a farsi la bella cosa in TV, perché per dire la bella in TV perché c'è la pelliccia migliore di quell'altro, ma si rendono conto che dietro a quella pelliccia c'era un essere vivente? Però io credo che oggigiorno ci sono più animalisti rispetto a tanti anni fa, o no, Donatella? Cioè tanti anni fa c'era proprio la mania della pelliccia. L'uomo comincia a prendere comincia a rendersi conto di quanto invece sia più pericoloso l'amicizia di un umano che non di un quattro zampe. Certo, quello indubbiamente. Comunque sugli animali andiamo d'accordissimo, perché io li adoro. Anche perché il quattro zampe non ti tradisce mai, che desiderano adottare degli animali di farlo, però di farsi seguire da un bravo veterinario per capire anche il carattere dell'animale. Comunque adottare o un gatto, un cane, o un cerbiatto, o un coniglio, o una nutria è sicuramente un grande atto d'amore verso l'universo, verso il mondo, verso la terra. Io sono d'accordo con lei, anche se a volte mi chiedo, diciamo che quando vengono a mancare si sta male come quando viene a mancare uno. Lei dice la cosa giusta, purtroppo la loro vita dura. Inferiore rispetto alla nostra. Dura un battito di ciglia, però sì, si aggira per i grossi tipologie, perché quando un cane è più grosso, un gatto più grosso, vivono sempre di meno. Per esempio, i meticetti piccolini hanno un'aspettativa di vita molto superiore, per esempio, ad un alano oppure a un Rottweiler o un Pitbull, perché i cani di grosso stazzo hanno sempre problemi, o hanno displasia dell'anca, o hanno delle patologie come noi umani. Insomma, si sa che le persone alte facilmente soffrono di scoliosi, e anche loro, questo per fare un esempio in generale, e anche loro, insomma, per questo io dico appunto fatevi consigliare da un bravo veterinario, anche per capire il carattere del cane, che tipologia di cane vogliamo, perché hanno tutti una grossa personalità, e la personalità non va repressa, anzi va coltivata. Certamente. Senta, la rettore all'estero,
È una cantante molto amata, è una cantante... Sono molto amata all'estero, forse, mi dispiace dirlo, ma forse sono più amata all'estero che non in casa mia. Io ho cominciato a essere molto amata in Italia quando mi sono fatta conoscere facendo un reality che si chiamava La Fattoria. Lì hanno cominciato a conoscermi bene, hanno cominciato a capire i miei difetti e i miei pregi. I pregi, certo. E a vedere un po' il carattere della rettore, che logicamente... Io sono una donna piena di difetti, dove i miei difetti non hanno mai un fine, un secondo fine. Io sono una persona solare, sono una persona sincera, delle volte sbaglio perché dovrei starmi zitta e invece dico tutto quello che penso. Io penso che in una persona sia la cosa più bella, perché è preferibile dire le cose che uno pensa piuttosto che tenerle dentro e poi magari parlare. Però sai, è un po' problematica la cosa, perché se dire sempre quello che pensi, se poi pensi una cosa che può ferire, è sempre meglio starsi zitti. Questa è la verità, è tenerselo per sé. E io invece comincio a capirlo solo adesso. Io volevo chiedere una cosa adesso un po' più piccante, nel senso una domanda un po' più, ecco, ora lo capirà. Vorrei capire da lei, visto che già comunque l'ho sentito questo tempo fa, quindi vorrei che anche il nostro pubblico pensasse il suo parere, lei cosa pensa del Festival di Sanremo e perché tempo fa in un'intervista, parlando di Vasco Rossi, Ligabue e Gianannini, lei definì questo terzetto la muffa del rock italiano? Allora, Gianna Nannini è chiaro che non fa parte del... non è una rocker, praticamente fa il melodramma, cioè da molto tempo non fa più rock, adesso lo canta Mamma, di cui siamo molto distanti da quello che per me è il rock, che sono i Green Day, che sono i Coldplay, che sono i Beatles, che sono i Rolling Stones. Mentre Vasco Rossi ha cominciato facendo delle cose assolutamente rock, di rottura, da Vita Spericolata, Bollicine, e ha scritto delle grandissime canzoni, cosa che però se tu vuoi fare un disco l'anno può essere che non ti capiti sempre di avere l'ispirazione fresca come quella che avevi quando eri giovane, e per cui io critico un po' la ripetitività di Ligabue, che amo moltissimo, e di Vasco, che amo moltissimo, e amo moltissimo però nella loro prima parte di carriera, cioè Balliamo sul mondo, Messo via. Però se cominciamo a parlare di Ligabue, che vede la ragazza di Torino con occhio mezzo vuoto e mezzo pieno, insomma mi comincio a preoccupare sulla credibilità di Luciano Ligabue, cioè scrivo dei testi tanto così per scrivere, tanto sono Ligabue, mi posso permettere qualsiasi cosa, tanto ho uno stuolo di fans più o meno intelligenti che accettano qualsiasi cosa da me, e non è giusto, perché questo poi rende più difficile a chi invece vuole scrivere a modo e anche scrivere per fare informazione, per fare un po' di filosofia, un po' di anche un po' di grammatica, mette in difficoltà, perché tu scrivi sempre la solita pappa. E sul Festival di Sanremo invece ritornerebbe? Veramente vorrei capire cosa vuol dire Vasco, e glielo chiederò. Vasco ha scritto delle bellissime canzoni per Noemi, ha scritto una bellissima canzone del Fatti Bravo, però per se stesso scrive sempre cosa vuol dire OEA? Certo. Signora Donatella,
per quanto riguarda invece il Festival di Sanremo, lei ritornerebbe? Ormai non le piace più come è impostato? Sì, se lo organizzassi io, sì. Io l'ho fatto due volte da come giovane e due volte da big, per cui non è la mia manifestazione il Festival di Sanremo, anche perché è un po' diciamo praticamente tutto il peggio che c'è in Italia, ce lo mettiamo insieme, bravo a cantare neck, però non bravo a scrivere. Infatti fantastica la sua reinterpretazione di Se telefonando, ma il pezzo Vieni avanti amore sembra Vieni avanti cretino. No, non è esattamente il mio stile. Il volo poi sono bravi da anni, però insomma, che vadano, che facciano la lirica. Certamente. Intanto io volevo mandarle i saluti da parte di Giacomo, che voleva appunto riallacciarsi al discorso degli animali. Anche lui è un amante degli animali, dice: tanto è bello avere gli animali, quanto è brutto però quando ti vengono avvelenati. Certo. Evidentemente lui ha avuto una di queste bruttissime esperienze. Nel frattempo io volevo invece chiederle un'altra cosa, e cioè lei praticamente è stata conosciuta moltissimo all'estero attraverso soprattutto un album intitolato Kamikaze Rock, Rock and Roll Suicide. Prima anche io sono stata conosciuta anche con, che era Brivido Divino, ma era all'estero si intitolava Eroe. Sì. Il mio primo successo all'estero non è proprio conosciuto in Italia per niente, si chiama Lai Lo La, ha fatto 5 milioni di copie, partiva proprio dalla Germania, e io devo solo che ringraziare i tedeschi per questa opportunità che mi hanno dato, essendo stati i primi a credere in me. E di che cosa parla questa canzone, La Iola? Parla della liberazione sessuale. Quindi un tema veramente molto, ma molto importante, devo dire. Anche per l'anno in cui è uscito, che era il 77, per cui era assolutamente molto avanti. Infatti, come idee e come tutto. Noi abbiamo intanto qui sul piatto quella appunto Kamikaze Rock and Roll. Intanto farei ascoltare questa e poi ascoltiamo La Iola. Kamikaze Rock and Roll ha avuto il mio successo in Francia, e poi è stato un successo veramente planetario in Giappone, perché non si contano le cose. Lì ho conosciuto proprio la popolazione giapponese, che favolosa, ama gli italiani, vuole una cosa che ama molto, è quello di imparare il dolce idioma, conoscono bene Dante, per cui e amano moltissimo la nostra letteratura, per cui conoscono Manzoni, sono veramente straordinari, e proprio con gli italiani, devo dire, noi non lo sappiamo. Noi non la conosciamo, ma io devo dire che gli italiani su questo si fanno buggerare molto bene, spesso e volentieri, dagli stranieri, purtroppo, devo dire. Siamo un pochettino indietro e non amiamo quello che abbiamo, ed è una cosa molto brutta. Intanto ascoltiamo questa bellissima canzone. Kamikaze rock and roll suicide.
E noi torniamo qui in diretta con noi c'è Carlotta da Roma, che è una patita, strapatita, pur essendo una ragazzetta molto giovane di 21 anni, eppure sappiamo Carlotta che tu segui moltissimo la nostra Donatella Rettore, vero? Certo, ovviamente, come non potrei, insomma è una persona fantastica, ha fatto delle canzoni veramente quasi magiche, io direi, oserei dire, insomma. Comunque io ho tutta una serie di adolescenti che mi seguono e devo dire che i giovani sono forti, perché vivere questo momento che è piuttosto critico, come stanno facendo loro, beh, credo che io non sarei capace. Per cui esercito la mia solidarietà, la solidarietà completa, perché siete bravi, siete forti e dobbiamo aiutarvi, abbiamo il dovere di aiutarvi. Grazie, grazie mille. E allora io ho preso dalla mia cartella, perché non l'avevo passata qui nel mio PC, ho preso dalla mia cartella la canzone di cui si parlava prima, che effettivamente devo dire nella discografia addirittura non appare questa sua cartella e questa sua canzone. Parliamo di La Iolà. Sì, parliamo di La Iolà. È una canzone che ho avuto difficoltà a trovarlo perché stava in un'altra mia cartella di un hard disk esterno. E quindi l'ascoltiamo proprio perché questa è una delle canzoni veramente che hanno avuto. È stata una hit che addirittura poi hanno ricantato i Gypsy King, per cui è andata proprio in tutto il mondo ed è una canzone mia. Quanto è orgogliosa la Rettore di questa canzone? No, non è che ero piccola, non avevo neanche 20 anni. Mi affacciavo al mondo della musica, cantavo chiaramente una cosa che mia madre a casa, sei guai, il sesto, una cosa orribile, tremenda, e io invece scrissi proprio La Iolà. E allora noi l'ascoltiamo e la dedichiamo a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station.
questa era una cosa da live, vero? Sì, era da live, sì. Era live della televisione tedesca. Sì, infatti, brava. Ci sono gli applausi. E certo, ci sono. Hai riconosciuto anche... dagli applausi, grande Donatella. Ho sentito gli applausi, questo non deve essere un disco, deve essere un dal vivo, per cui. Sì, ma le ho detto prima che ho avuto difficoltà, questa canzone qui non l'avevo nella mia discografia, perché io ho tutta la sua discografia, però questo qui non l'avevo, quindi ho dovuto trovarlo poi in giro nel web, come si suol dire. Sono veramente formidabile. Eh sì. Senta, un'altra domanda invece da parte mia. Lei ha anche recitato, diciamo, come si è sentita appunto attrice? Io ho fatto il Festival di Todi con Sergio Fiorentini e mi sono... ho fatto una cosa off-Broadway molto... dove chiaramente cantavo, c'era bisogno di una che sapesse cantare e una cosa che si chiamava Omicidio a Mezzanotte, era un psicothriller che alla fine il pubblico era stimolato ad inventarsi un finale a sorpresa, un finale come desiderava lui, insomma, desiderava il pubblico, e noi lo dovevamo rimettere in scena. È stato, devo dire, una cosa molto stimolante, perché ogni sera si cambiava finale ed è, da lì si vedeva anche la fantasia che anima il pubblico che va a vedere la prosa, che comunque non è un pubblico stupido, è un pubblico colto, un pubblico preparato, tant'è che certe volte ci trovavamo di fronte a dei finali che veramente nessuno si aspettava, insomma, pensavano delle cose più banali, più semplici, ci mettevano sempre molto in difficoltà, devo dire. Senta, il rapporto che ha con i suoi fans? Vabbè, il rapporto con i fans, quelli proprio che mi seguono dal 79, vale a dire da 36 anni, è quasi un gemellaggio, siamo quasi fratelli, perché abbiamo vissuto praticamente un pezzo di storia insieme, bello e brutto, abbiamo vissuto, e tutti possono parlare male degli anni 80, io sono qui per dire che quelli che parlano male degli anni 80 sono invidiosi perché non li hanno vissuti e non li hanno... non hanno saputo godere, oppure non hanno saputo goderne abbastanza, perché negli anni 80 chi sapeva fare qualcosa veniva valorizzato, la meritocrazia c'era e come, chi studiava veniva premiato dai professori, chi non studiava invece veniva messo da parte, cioè c'era... e tutto questo invogliava a fare, non a tirarsi da parte, non a mettersi attaccata alle gonne della mamma. Certo. Mentre poi c'è stato il periodo disgraziato degli anni 90, dove nessuno se ne voleva andare, tutti stavano bene a casa, e che quella veramente... era una cosa, negli anni 80 tutti volevano essere indipendenti, lavorare, trovare il primo lavoro, e questa è una cosa fondamentale, eh? Aver voglia di fare, essere stimolati nel produrre, nel creare, è importantissimo. E in questo momento noi stiamo vivendo un po' un periodo buio, perché nessuno ha tanta voglia di fare, tutti dicono il lavoro non lo trovo, mi sono laureato, invece oltre a laurearsi, perché non imparate anche un lavoro, perché non tutti possono fare gli ingegneri nucleari, oppure anche perché il nucleare non va di moda, non è amato, eccetera, non tutti possono fare
gli astronauti, qualcuno che fa il ciabattino oppure il muratore o il giardiniere ci dovrà pure essere, no? Certamente. Io volevo chiederle una cosa. Lei ci ha parlato prima del fatto di, scherzosamente, del anche se poi io le auguro che accada veramente, del duetto con Chris Brown del Coldplay. Ma in Italia in questo momento lei c'è qualcuno che ammira veramente tanto un giovane che, con cui vorrebbe fare per esempio un duetto? Io ho il partner che avete sentito su, che si chiamano Stevie Lemon, John Lemon, e lo trovo, credo che sia uno dei rapper più bravi che ci siano in Italia in questo momento, e lavora con me. Un ragazzo di 24 anni e con lui ci ho fatto Callo, ci ho fatto Se morirò, su Caduta Massi, anche Callo è un bellissimo pezzo, anche quello ska. Abbiamo rifatto la cover di Lamette, la new version di Lamette, che si chiama Lamette Katana. E io lavoro molto volentieri, pure il Natale sottovoce, dove lui è un ragazzo molto bravo, che vive a Treviso, però è napoletano, vive veramente come è un poeta nato, e del rap non fa solamente uno sberleffo, ma fa anche scrive delle cose molto poetiche, molto interessanti, molto edotte. Capito. E dei talent show cosa ne pensa Donatella Rettore? Non li vedo. Come me. E come me anche. Non li vedo perché ho cominciato, all'inizio X Factor, quando era su Rai 2, tirava fuori, sono usciti, non so, Mengoni, bellissimo, Noemi, e poi dopo però sono cominciato a uscire sempre le stesse voci, sempre le stesse canzoni. Giorgia c'è già, per cui è inutile fare un'imitazione di Giorgia. La Laura Pausini c'è già, poi è inutile fare la copia di Laura Pausini, perché noi abbiamo già l'originale che popola in tutto il mondo, per cui se dobbiamo fare la copia della copia è meglio che ci inventiamo un'altra forma di spettacolo che non sia il talent show. Ne parlavamo proprio ieri, infatti, con Mirtilla, ti ricordi, che secondo noi ci sono troppe voci uguali in giro, ci sono troppi che vogliono imitare il personaggio magari in quel momento più famoso, invece di essere magari quella essere più se stessi. Lei è d'accordo? Esatto, essere originali, l'originalità porta al successo. No, duri una stagione, poi scompari. E questo è questo idea. Se no, sei servito solamente alla televisione che ha mandato in onda il talent show per riempire i suoi palinsesti televisivi, per prendere, e sei un numero, e questo questa è una cosa molto grave, se voi pensate che certi giovani si presentano e si fanno anche delle illusioni, perché sono stato scelto Amici, sono stato scelto X Factor, e uno si crede poi che diventa veramente Nureyev oppure Mina, e poi dopo invece si trova a servire al bancone di un bar, e lì nasce una frustrazione enorme, non è bello illudere e deludere dei giovani. Infatti c'è nella nostra community, c'è Giacomo che dice: l'imitazione va bene se sei un imitatore, ma mai fare il cantante cercando di imitare un altro. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Il cantante deve essere unico, l'attore deve essere unico, deve inventarsi un suo modo. Gazman era unico. Certo. Dopo neanche il figlio è riuscito a fare, e non ci ha neanche provato, perché è una persona intelligente, ha fatto la sua strada. Certamente. Non ha fatto l'imitazione del padre, ha fatto se stesso.
io... che poi voi, nessuno cioè la cosa è fate anche un talent per chi scrive, non solo un talent per chi canta, bisogna di cantare canzoni vecchie di altri cantanti che poi un po' stimolano anche a fare una scopiazzatura dell'interpretazione dell'altro cantante. E fategli scrivere una canzone, fate una cosa, un talent show per cantautori, dove vengono viene premiata anche la composizione. Sarebbe una bellissima idea, ma purtroppo non viene fatta. Però questo diventerebbe difficile. Certo. Allora ci sarebbero delle vere selezioni. Sicuramente, sicuramente. Io sono stata invitata molte volte a fare la giudice ai vari talent show. Io non ci vado perché la trovo una cosa cattiva. E anche Raffaella, che per carità è una grandissima donna di grandissimo successo ma di grande esperienza, non doveva fare un programma come ha fatto quel forte forte forte, che era altamente crudele. Non, mi meraviglio che una donna di 72 anni che è stata 50 anni nel mondo nello spettacolo abbia potuto sposare un format così cattivo. E lei è una persona buonissima, dolcissima, generosa. Non capisco questo voler essere cattivo per forza, perché la cattiveria fa lo spettacolo, la bontà no. Certo, no, concordo con lei. Giustissimo. Concordo con lei. Io sono rimasta male, cioè io ho detto io avevo anche pensato quando ho detto Raffaella fa forte forte, allora come lei chiedeva un personaggio che fosse anche capace di tenere la scena, di presentare, di ballare, di cantare, di recitare, io ho pensato a Gian Lemon, ho detto guarda Gian Lemon, chiamo la Carrà e ti faccio fare forte forte forte. E ahimè l'ho chiamata troppo tardi, è stata al solito veramente molto 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 carina, mi ha detto Donatella il prossimo anno il tuo protetto sarà il primo a essere provinato e ti prometto che lo prenderemo senz'altro, perché se lo dici tu, ahimè il programma è andato male perché è strutturato in una maniera non troppo carina e non credo che lo rifaranno. Certo. E comunque dopo averlo visto non ci manderei mai Gian, cioè essere buttati fuori in quella maniera lì è molto traumatico, anche bisogna dirlo che è anche traumatico. Quindi, è mortificante, è certo. Frustrante, cioè ti senti, pensi di aver sbagliato tu, invece hanno sbagliato loro. Infatti. Donatella, il nostro tempo è scaduto. Tutti coloro i quali hanno partecipato ai reality, fatevi forza, perché quella non è la porta dell'inferno, la porta del paradiso. La gavetta si sta per lunghi anni, prima o poi arriva il vostro momento, non pensate che sia finito lì. Infatti. Siete sicuri in voi stessi, abbiate la costanza di continuare. Certo. Donatella, il nostro tempo è scaduto, io vorrei che lei salutasse i nostri ascoltatori dicendo il suo nome e salutando Radio Free Station. Allora io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio da sorellona a tutti quanti e a tutti auguro, come faceva Spock di Star Trek, progresso, serenità e felicità. Noi la ringraziamo veramente con tutto il cuore per essere stata nostra ospite e speriamo di risentirla magari più là. Magari con un nuovo progetto. Sicuramente. Grazie mille. Grazie mille. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi due che siete stupendi. Grazie mille, un abbraccio e un bacione da parte mia. Ciao.